Ciao, bentornati su Cose dell'altro cinema. Ogni volta che parlo di un film de merda, io faccio sempre questo giochino mentale, lo faccio con me stesso. E mi diverto a pensare, ok, sto film è una cagata, però magari io ne parlo, lo ridicolizzo, vabbè, ci facciamo un sacco di battute su, e magari in mezzo alla gente che guarda il video c'è qualcuno che pensa, no, cazzo, Sinergo sta smerdando il mio film preferito. Cioè, siete tanti, ok? Sotto certi video arrivano 200.000 persone e penso, tra quelle 200.000 persone, ci sarà qualcuno per cui quello è il film preferito? O perlomeno che l'ha apprezzato molto? Ci sarà qualcuno, deve esserci, proprio per la legge dei grandi numeri. Sappiate che dopo tanti anni, quest'oggi, con Demonicus, non mi sono trovato a fare questo giochetto mentale, non ci ho proprio pensato, non può esistere. Qualcuno che mi dice no, questo Demonicus è il mio film, non può esistere. È una cosa surreale, io credo nella realtà, nella scienza, nel dato di fatto e dati alla mano è impossibile che Demonicus per qualcuno possa essere il film preferito, ma spingendomi ancora più in là, io credo che sia impossibile che qualcuno lo reputi al di sopra della sufficienza. Impossibile. Su una piattaforma di streaming trovi le avventure dell'incredibile Ercole, dell'ancor più incredibile Luigi Cozzi. Ci va in fissa e la sera non riesce a prendere sonno se prima non l'hai visto per intero, perché tra l'altro c'è anche Milly Carlucci, fantastica in questo film, se non battesse le palpebre diresti sia morta da giorni. Prendi questa routine ma a un certo punto ti chiamano a lavorare in Uzbekistan. E lì scopri che il tuo film preferito non è disponibile sul catalogo della tua piattaforma di streaming. E che fai, rinunci? Io direi proprio di no, noi amanti del brutto non arretriamo davanti a niente. Allora scarichi NordVPN, che è un virtual private network che ti protegge mentre navighi, ma soprattutto ti permette di connetterti da qualsiasi parte del mondo come se fossi in Italia, a casa tua. E di colpo puoi tornare a dormire tranquillo grazie alla performance di Milly Carlucci. Alcuni film nascono dalla voglia di raccontare una storia, quindi aderiscono a un intreccio particolare, con personaggi particolari, perché la storia vale la pena di essere raccontata. Poi ci sono alcuni film che nascono con l'intento di veicolare un messaggio, un punto di vista. Di solito sono film un po' più complessi da guardare e anche da esaminare a posteriori, sono film un po' più autoriali. Poi ci sono i film ancora più difficili, quelli quasi insostenibili come questo Demonicus, che sono i film che non dovevano esistere. Esistono ed è proprio il mistero dietro la loro esistenza a rendere così fastidiosa la visione. Tu guardi il film e fai... C'è una forza superiore dietro questa, cioè un essere umano non può concepire. Deve esserci qualcosa, forse Dio esiste davvero e fa film di merda. Fatemi usare un termine improprio, posso? Siete pronti? Mettetevi con la guardia alta, sto per usare un termine in maniera impropria. La trama di Demonicus è la seguente. Un gruppo di amici va a fare un'escursione sulle Alpi e a un certo punto uno di questi entra in contatto col cadavere di un gladiatore romano, gli frega l'armatura e viene posseduto da questo spirito che nei successivi giorni accoppa tutti. Quello che ti lascia subito interdetto all'inizio del film è proprio come venga costruita questa storia. C'è questo gruppo di amici d'accordo, ma hanno fatto di tutto per separarli. Sapete che negli slasher di solito non si sta tutti insieme, c'è sempre una motivazione per cui qualcuno si separa dal gruppo. Insomma, l'assassino, per una questione di minutaggio, deve ammazzarti un pochino alla volta, come se fossero degli antipasti, no? Assaggiamo una tartina qui, pezzo di sushi di qua, insomma, uno alla volta, piano piano, non si fa una buffata l'assassino, piano piano. Ecco, in questo film si sono inventati la cosa più stronza dell'universo. Questi vanno sulle Alpi e fanno una gara a chi arriva prima. Chi arriva prima non si sa bene dove, devono arrivare in cima alla montagna, d'accordo? È una gara. Ora, come fanno a gareggiare? Sono separati, quindi o sono partiti da punti diversi, e questo farebbe cambiare il percorso, quindi che cazzo di gara è? Oppure sono partiti uno dopo l'altro dandosi uno scarto di un'ora. E ancor meno capisco come cazzo l'hanno impostata la gara. Non lo capisco e questa è la prima grossa forzatura, tra l'altro veramente imbecille, del film. Beh, Sinergo perlomeno è ambientato sulle Alpi, è un bel vedere. No. No. No.
Le inquadrature sono così disgraziate, gli scorci che hanno scelto di riprendere sono così disgraziati, la fotografia è così tanto ispirata al più brutto filmino di matrimonio degli anni 90 che non c'è niente da fare. È ambientato sulle Alpi, ma se l'avessero ambientato nel cesso di una discoteca, l'impatto sarebbe stato lo stesso. Squallore, la merda. Guardate queste immagini. Cioè, sono o non sono i peggiori scorci che abbiate mai visto in montagna? Per me, sì. Ora, questo film è imbottito di ingenuità con la I maiuscola. Ci sono delle soluzioni che a livello tecnico non gridano principiante, gridano proprio bestia. La prima cosa che mi ha fatto veramente cascare a terra le braccia è la morte della prima vittima, ok? Questo tizio è innamorato della sua fidanzata, Dio sa perché, perché è una rompicoglioni a pressione, la lascia lì a riposare e lui va a esplorare sta caverna. Dentro ci trova sto gladiatore mummificato, gli prende, come vi ho detto, questa armatura, perde la testa, esce e, munito di spada, scudo e armatura, trafigge questa ragazza. Ora, attenzione, la trafigge nello stomaco. E non lo sto dicendo io, si vede, ok? Poi abbiamo un'inquadratura in soggettiva della ragazza e l'inquadratura è coperta di sangue. No, no. Quell'inquadratura la puoi fare se questo le taglia la fronte. La puoi fare a Gesù Cristo quando gli mettono la corona di spine, la puoi fare a qualcuno che è stato colpito in mezzo alla fronte da una pistola e mentre crepa vedi sta cosa rossa. Lo puoi fare in tante situazioni, ma se uno viene colpito alla panza, tu non puoi fare quella merda lì. Non la puoi fare. L'hanno fatta perché poi deve apparire il titolo del film sul sangue, no? E inventatevi qualche altra cazzo di cosa, inventatevi qualcosa, perché fa schifo così. Tradizione nel mondo degli horror slasher è questa: tutti i protagonisti devono essere delle dita nel culo, tutti antipaticissimi, nessuno escluso. Questo film è da meno? No, direi che questo film si preoccupa fin troppo di farti cascare tutti in culo. Io li odio tutti. Li odio tutti e voi direte, vabbè, sono fatti apposta così, perché così muoiono. Sì, però c'è un limite a tutto. C'è un limite a tutto perché, ok, devono morire. Però quando cercano di salvarsi mi annoio. Cioè, vederli lottare contro sto gladiatore, per me è una perdita di tempo. È strano da dire, ragazzi, c'è un sottile confine che tu non devi mai superare con la vittima di uno slasher. Cioè, deve essere antipatico, però deve avere anche qualcosa che ti lega a lui. Mi spiego meglio. Allora, c'è la tipa che magari è vanitosa, è fastidiosa, è un po' scema, ok? Verrà uccisa probabilmente mentre tenta di scopare con qualcuno e va bene. Però di solito ha qualcosina che te la fa piacere un po'. Magari è talmente scema che ti dispiace che le succedano quelle cose perché non è colpa sua, poverina. Oppure magari è veramente bella, c'ha sti occhioni da cucciolo. Ti dà una sensazione del tipo, dai, è un peccato, non l'accoppare. Questo, qui niente, niente, nessuno di questi personaggi lo salveresti, ma mai, neanche se ti costasse 5 centesimi, mai. In questo punto può essere successo un avvenimento storico affascinante. Davvero? Questo gladiatore in realtà non uccide in preda a una furia cieca. Questo gladiatore, anzi sto ragazzo posseduto dallo spirito di un gladiatore, uccide per procurarsi degli ingredienti. Gli ingredienti per comporre uno stranissimo stracotto umano che sta facendo dentro sto calderone. Lo scopo ultimo è riportare alla forma fisica, corporea e vivente la mummia. Quindi vuole riportare questo gladiatore che si chiama Tyrannus alla forma fisica. Questo lo capiamo immediatamente nel film, ma poi i protagonisti, siccome sono svegli, lo capiscono a ridosso dei titoli di coda. Ognuno ha i suoi tempi, insomma. In uno slasher non necessariamente deve esserci un personaggio più importante degli altri, ma qui c'è, e si chiama Maria. È un personaggio che conosciamo quasi alla fine della carrellata introduttiva. Col suo fidanzato Joe arriva sul posto prima degli altri, quindi loro due hanno vinto la gara. Mettono sulla tenda
E lui giustamente dice, vabbè, per festeggiare diamoci dentro io e te, no? E lei fa, no, ci dobbiamo sposare, non si fa prima del matrimonio, non si fa. E quindi lei, così pudica come una suora, si appresta di lì a poco a fargli un pompino, che come tutti sappiamo è una pratica di castità abbastanza diffusa in tutto il mondo. Purtroppo lei non riesce a finire l'opera perché uno strano rumore fuori dalla tenda la distrae. E dice a lui, no, guarda, c'è un rumore, non posso assolutamente continuare, poi non siamo sposati, voglio dire, che cosa stavo facendo? E lui, vabbè, vado a controllare, chiunque sia a fare rumore, lo ammazzo, torno e tu finisci quello che stai facendo. Quindi Joe cerca di rimettersi i pantaloni, esce da questa tenda e va a cercare questo fantomatico rumorista nella foresta. E chi trova? Trova Dino. Voi dite, chi cazzo è Dino? Me lo sono detto anch'io a un certo punto, però mi era stato introdotto all'inizio. Dino è uno dei loro amici che era andato anche lui in coppia a fare questo viaggio in Italia, però è stato lasciato dalla fidanzata che si è messa con un cameriere italiano. Ah, ragazzi, carichi di vestiti, macchine fotografiche e valori grandi così, insomma. Questo tizio raggiunge il luogo prefissato e mentre loro due discutono, Joe e Dino, sentono Maria che urla. Perché urla? Perché ovviamente Tyrannus l'ha raggiunta e con una stranissima sequenza di movimenti con una lancia la fa urlare, la intimorisce, ma poi la porta via, non la accoppa. E perché? Perché Maria è vergine. E siccome lui sta sacrificando gli escursionisti allo spirito di Tyrannus, vedete bene che come in ogni sacrificio la vergine è la ciliegina sulla torta. Cioè, ciliegina sulla torta, in questo caso, visto che sta a fare uno stracotto, diciamo che è la bacca di Ginepro. Ora, ogni film di merda a un certo punto ha il brodino. Cos'è il brodino? È quella parte di film che viene annacquata per far raggiungere al film la durata minima consentita per essere considerato un lungometraggio. Il campione in questa disciplina è il Bosco 1. Il Bosco 1 ha interminabili camminate nel bosco che fanno minutaggio, ha queste scene in cui Andrea Marfori, il regista, è riuscito a inserire proprio così, con la zappa, dei cortometraggi che aveva fatto anni prima, contestualizzandoli a uno scrittore che racconta storie orrorifiche random. Cioè, veramente, ogni film c'ha queste cose. Ora, Demonicus non è neanche un'unghia del Bosco 1 come stilosità, come bellezza delle soluzioni brutte, però diciamo che Demonicus è più pesante, perché nonostante le passeggiate del Bosco 1 siano effettivamente una martellata nei coglioni, qui c'è proprio il peggio del peggio, cioè si gira a vuoto. Due personaggi, cioè Dino e Joe, non fanno altro che andare dal punto A al punto B, battibeccare, poi andare dal punto B al punto A, battibeccare, dal punto A al punto B, battibeccare. Ogni tanto muore qualcun altro perché in giro ci sono altri amici che devono essere accoppati, e questi due sono i principali responsabili della mia perdita di coscienza intorno ai 45 minuti di proiezione. Io ho dovuto recuperare il film la mattina dopo, perché qui ho avuto proprio un vuoto, vi giuro. Ho iniziato a russare sonoramente. Io non lo so, ma me lo ha confermato la mia ragazza. Questo comunque non è un film completamente da buttare. Sto dicendo che è vagamente sufficiente? Mai, mai. Però c'è una cosa che mi ha stupito. Sapete, negli slasher c'è questa tradizione, anzi ci sono queste tradizioni, tipo il nero che deve morire subito, i tizi che se si imboscano per scopare muoiono, ci sono queste tradizioni. Ecco, questo è un film che in qualche modo vuole gridare più forte, o quantomeno vuole gridare fuori dal coro, perché ci presenta questa coppia che si imbosca per trombare, e proprio perché si imbosca il gladiatore maledetto passa, non li nota e non li accoppa. Geniale! Primo film slasher in cui scopare ti salva la vita. Vi ricordate quando vi ho detto che Maria è vergine e quindi è ottima per un sacrificio? Maria vergine, la Vergine Maria. Bravi. Una bella intuizione. C'è anche un'altra ragazza che si chiama Gina che a un certo punto viene catturata. E questo Demonicus, anzi questo Tyrannus, che poi è detto Demonicus dalla popolazione dell'epoca perché era veramente cattivo, 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 che cosa fa? Si accerta che questa Gina sia vergine. Non so come facesse a sapere che Maria lo era di certo e questa invece no. C'ha un sesto senso, un fiuto particolare, non lo so. Comunque, su Maria è sicuro che è vergine.
la appende lì tipo prosciutto, tipo quarto di bue. Invece Gina la prende, le taglia le vene per controllare, prima le fa uno sbrego nella panza e vabbè, ma quello era per così, tanto per... poi le fa un taglio sulle vene con la spada, le assaggia il sangue e fa: tu non sei vergine. E ok, fin qui, ma la cosa veramente bella è la reazione di lei. Lo dici come se fosse una brutta cosa. Capito? Quando vi parlavo di un film che vuole lanciare un messaggio, eccolo qua, eccolo un film che lancia un messaggio. Chi cazzo sei, Lars von Trier? Vattene. Bene, è arrivato il momento di concludere questa storia, no? E come si conclude ogni storia di merda dove c'è qualcosa di soprannaturale? Ma ovviamente con un libro. Dino entra in possesso di questo libro sull'antica Roma e in questo libro legge chi è questo Tyrannus. Ora voi direte, legge chi è Tyrannus e scopre come farlo fuori magari nel libro. No, lui legge chi è Tyrannus, così lo spettatore sa chi è Tyrannus e poi si avventura in questa caverna cercando di fargli la pelle e di liberare l'ultima superstite, ovvero Maria. Sti cazzo di libri delle risposte, io li odio, è la soluzione più brutta. In qualsiasi horror de merda c'è qualcuno che scende in cantina, trova un libro, soffia via un sacco di polvere, lo apre, dentro ci trova tutte le risposte. Però di solito sono risposte che gli danno modo poi di combattere queste entità. Qui no. Qui è più una cosa tipo proloco, capito? Tyrannus così, così, all'epoca c'è... adesso lui... Basta. Pur parler. Dino raggiunge Maria, che è prigioniera nella caverna, e qui c'è, penso, la parte più brutta a livello di messa in scena, perché gli spazi nella caverna sono quello che sono, le riprese sono quello che sono, gli attori sono quello che sono, e quando li metti tutti quanti insieme ti rendi conto che, insomma, il teatrino parrocchiale a confronto pare Kubrick, no? E sono proprio brutte queste scene. Immaginate Tyrannus, che è questa specie di mummia che adesso è diventata più cicciotta perché dentro c'è una persona adesso, che combatte con Dino. La coreografia del combattimento è qualcosa che mi fa pensare a una specie di Giochi senza frontiere ambientato in un reparto geriatrico. Quella è la velocità, quelle sono le movenze. Oh, eppure uno è un gladiatore e l'altro è un ragazzo abbastanza giovane. Perché combattono come combatterebbe mio nonno? Dino ha la meglio su questa mummia, perché? Beh, cazzo, perché è una mummia, ok? Il suo amico, quello posseduto, se ne sta in un angolo con l'elmo ancora in testa, tutte le altre cose le ha date alla mummia, ed è stanco ed è mezzo ammaccato perché, insomma, ha affettato persone per non si sa quante ore, poverino, è stanco, fatelo riposare. Mentre sembra che tutto quanto stia tornando alla normalità, Dino libera Maria e hop! Il suo amico si rialza e gli infila la spada nella schiena. Colpo di scena, però Maria, che è una ragazza pronta a tutto nonché vergine, gli strappa via l'elmo di Tyrannus e scappa da questa brutta caverna cattiva. Ora, qui possiamo apprezzare le pitture murali animate. Ci sono delle fiere, dei leoni sulle pareti di questa caverna e le vediamo deformarsi sotto la zampa assolutamente professionale di un alano che tra un pasto e l'altro ha imparato a dare la zampa e usare After Effects. Dulcis in fondo vediamo di nuovo l'alano esibirsi in una specie di creatura che fa capuzzela dalla caverna e, questo è l'effetto migliore secondo me, una statua che si disintegra e proprio sul finale seppellisce Maria sotto montagne di detriti perfettamente integrati con la scena. Bravo, bravo al VFX artist, qualcuno gli dia un croccantino. Io ho pure pagato per vedere sto film, sapete? Io ho comprato un canale tematico su Amazon Prime Video, ne ho comprati due, in realtà sono tutti e due a tema horror thriller, ovviamente. Cazzo, ci avrò trovato su due film buoni, ma non mi lamento, non mi lamento affatto, è proprio quello che volevo. Quando cerco horror su Amazon Prime, è sempre questo il risultato, è sempre terrificante.